Telecom è un titolo che mi piace osservare che si movimenta, poi con la storia che c'è Vivendi dentro, c'è Cassa Depositi e Prestiti e poi c'è Rogers del fondo Elliott, c'è sempre da divertirsi a seguire le vicende di questi uomini della finanza, insomma, che sono tutti molto aggressivi, a partire da Bolloré per finire con l'americano del fondo Elliott, insomma, ecco, quindi è divertente. C'è da dire che sicuramente il settore delle telecomunicazioni è un settore saturo, un settore pieno di concorrenza con pochissime prospettive. A questo punto, e lo dimostra il prezzo, insomma, parliamo sempre di 45, 50, adesso sta andando via, 52 centesimi, se lo vai a vedere dal Sì. punto di vista storico non vale niente. C'è da dire che l'unica cosa che ha ad aggrapparsi è Telecom per avere una rivalutazione, essendo un bene strategico del paese, o una lotta che ogni tanto viene tra gli azionisti per il comando strategico, che può avere un suo perché, e inoltre delle grosse rivoluzioni per quello che riguarda il business. Le ultime mosse di Telecom, tra cui questo bello accordo che farebbe risparmiare tantissimi miliardi, no, ma centinaia di milioni con Vodafone relativamente all'utilizzazione in comune di cose per il 5G, mi sembra, ecco, sostanzialmente lo spiego proprio in maniera semplice, si va verso questa strada di rivoluzione. Poi non solo, c'è anche degli accordi con la stessa Enel fatta da Telecom per l'utilizzo di strumentazioni e per l'utilizzo della telefonia fissa e cellulare. Poi abbiamo parlato sempre con te anche con Fiber, sempre dell'Enel che ha acquisito al 100% per avere la fibra ottica. Cioè, Telecom sta facendo in modo di pesare la sua supremazia e la maggioranza ai clienti cercando degli accordi strategici che la facciano risparmiare un sacco di soldi in modo da rimporre la leadership con le economie di scala. Su questo è la strada giusta e il mercato sta apprezzando questo tipo di sforzi. Inoltre, tutti i soldi e debiti che ha sono a tasso basso e questo non fa male, è un rischio che non fa male. Diciamo che le 2 o 3 volte che con te ho parlato di Telecom ho sempre dato un voto 3, adesso possiamo dargli un voto 5 e mezzo perché le ultime due mosse vanno verso una delle poche soluzioni che ha, ovvero grosse economie di scala in modo da far pesare la leadership per rivendere, insomma, altri marchi il suo ruolo, ma se sei un gigante e riesci a sfruttare bene, a fare dei begli accordi, puoi avere più futuro e magari anche una piccola rivalutazione.